Buongiorno, oggi voglio dipingere con voi delle rose bianche su questa corteccia, sì, una corteccia di legno. E niente, le rose bianche mi avete visto dipingere un sacco di volte, però per l'ennesima volta vi spiego cosa vado facendo. Allora, la mia corteccia è questa, come vedete, e vado a delinearmi le mie rose. Inizio con un poco di nero e praticamente vediamo un po', una rosa la faremo qui, un'altra la faremo qui, che guarda in giù, e una terza la faremo qui. E magari un gocciolino lo faremo da questa parte. Ok, questo è quanto. Ora vado a farmi un bordino di senape, come abbiamo sempre fatto. Torno a ripetere, io ho la praticità e quindi posso farlo tutto quanto insieme, ma voi fatene una alla volta perché sennò poi vi secca il colore e magari non riuscite. Ecco, quindi il mio primo step è qui. Ora praticamente vado a prendermi il colore bianco e inizio a lavorare. Abbiamo detto che la rosa è una serie di C, partendo faccio il mezzo cerchio in su e mezzo cerchio in giù. Quindi vado a fare il cuore consistente con il nero, mi dipingo anche il contorno nero per darmi la profondità e ora vado a lavorare. C, 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 C all'infinito in modo da rendermi la mia rosa bella. Con tanti petali. Stiamo lavorando con il pennello piatto e con una serie infinita di petali. Che la rosa, più petali fate, e più bella poi sarà. Ecco, la prima rosa praticamente fatta. E ora andiamo a farci questa qua sotto che guarda in giù, quindi iniziamo col mezzo cerchio in giù e poi ci prenderemo mezzo cerchio in su. Anche qui come prima andiamo a farci il cuore consistente con il nero, anche qui andiamo a delinearci la corolla. E ora con la serie infinita di C come sopra andiamo a farci la nostra rosa. Ve la giro così la vedete meglio. Ecco la seconda rosa. Ora andiamo a farci questa in alto, sempre con il nostro famoso mezzo cerchio. Consistente il cuore,
delineiamo la corolla e ora con il nostro bianco. La rosa bianca non può venire bianca se non gli date un fondo, perché altrimenti non si vedrebbe nemmeno, quindi bisogna necessariamente fare questi passaggi che vi sto insegnando. Vedete? Petali, petali, petali e comunque sempre una serie infinita di C. Questa è la rosa. Ed eccoci a questo step, ci siamo arrivati e ora andiamo a crearci un po' di foglie. Prendiamo una puntina di verde e andiamo sempre, come vi ho detto, mischiando insieme i due colori, senape e verde, e andiamo praticamente a farci anche qui le nostre C. Cercando di tenere in alto i chiari e in basso gli scuri. Chiaro in alto e scuro in basso. Chiaro in alto e scuro in basso. Ora andiamo a farci un po' di congiunzioni con il pennello più piccolo. Ed ecco il nostro lavoro terminato. Avete visto? Poche mosse e praticamente le nostre rose sono belle composte. Ora io vorrei farvi vedere in piedi, vediamo un po' se riesco ad alzare un po' la telecamera e farvelo vedere un po' in piedi. Eccole le nostre rose bianche. Se vi piacciono le mie cose, continuate a guardarmi il canale Cose di Tosca e alla prossima. Ciao ciao.